Le fonti advisory update il nostro approfondimento quotidiano, un approfondimento a cui io tengo particolarmente perché, come spesso facciamo, un esempio di quello che si sta facendo per aiutare il nostro territorio, il nostro paese, dopo questo anno abbondante di emergenza Covid, che ha lasciato dietro di sé ovviamente tante questioni ancora irrisolte che probabilmente arriveranno ancora di più, sia sul fronte del business, del lavoro, ma anche sul fronte personale, chiaramente, no? È retorico, no, dire che tutto è cambiato, magari non tutto, adesso stiamo tornando gradualmente a quella che dovrebbe essere la normalità, ma non ci rendiamo ancora conto, probabilmente, di quello che il Covid ha lasciato. Non necessariamente dobbiamo considerare solo gli aspetti negativi, ma anzi, dobbiamo guardare in prospettiva futura con un sentiment positivo, anche grazie a iniziative che, insomma, siamo qui a raccontare. Intanto, per raccontare l'iniziativa di oggi, ci spostiamo in Lombardia e nello specifico caso in Brianza. E saluto, collegato con me, Gian Maria Bellazzi, consigliere delegato di Cima SPA, compagnia italiana Molle Acciaio, e ideatore di Energy Spring Park, di cui parleremo. Buongiorno, ben trovato con noi. Buongiorno, grazie dell'invito, grazie, è Grazie, sempre un grazie a lei. piacere. Mi ha colpito molto questa iniziativa. Ammetto anche che la motivazione principale è perché io sono brianzola, quindi comunque, insomma, legata al territorio, e chiaramente, insomma, quando siamo legati al territorio questo ci aiuta di più a considerare, però, insomma, indipendentemente dal territorio di riferimento, come ho detto nella premessa, è importante far emergere iniziative come quella di cui parleremo, proprio perché dimostra una sinergia totale tra pubblico e privato e in generale una solidarietà che, insomma, può essere considerata a 360 gradi. Allora, io mostro subito Energy Spring Park. È l'ex area Philips, giusto per inquadrare geograficamente la situazione. Appunto, siamo a Monza, in provincia di Monza e Brianza. Quest'area è stata messa a disposizione proprio della sua famiglia, dottor Bellazzi, ed è stata trasformata. Siamo passati da un sito industriale dismesso, perché questo va detto, perché c'è anche tutta una questione urbanistica importante, e rilevante. Certo. Ecco, ex centro industriale in un centro vaccinale, quindi per aiutare ovviamente nella campagna vaccinale la popolazione. Le posso chiedere quando e come è nata questa idea, così ripercorriamo un po' le tappe principali? Ma allora, come spesso succede, le migliori idee nascono per caso. Nel senso, io mi ricordo ancora come se fosse ieri. Era a pranzo, uno dei rari possibili, nel momento in cui si poteva mangiare a dicembre o novembre l'anno scorso, con il presidente della Croce Rossa Italiana della sezione di Monza, col quale, essendo io quest'anno presidente del Rotary Monza Est, stavamo facendo dei service. In quel momento c'era un bisogno veramente spasmodico, dire, che la comunità cercava. Si stava parlando della vaccinazione, si cominciava a parlare di hub. E in quel momento ho detto: ma io ho un'area che potrei, come dire, destinare. Certo, va riqualificata, va sistemata, tutto quello che si può fare, ma perché non lo facciamo? È stata un'idea proprio nata così. Ecco, devo dire, potrei buttare davanti a te, per dire proprio una cosa semplice. E da lì è nato tutto. La sera mi ha chiamato direttamente il presidente della Croce Rossa Italiana, poi la protezione civile, e voglio dire, in 3 giorni è nata questa iniziativa, anche attraverso la Regione Lombardia, che ha fatto la comunicazione ufficiale di questo hub, che ancora era in fieri, quindi in realtà era solamente una idea. E da lì siamo partiti. Devo dire che è stata un'avventura, è un'avventura incredibile, anche perché noi non siamo abituati come imprenditori a lavorare col pubblico, e quindi la preoccupazione c'era. Però devo dire che è stata fantastica. Devo dire che le persone, sia dalla parte privata, sia dalla parte, diciamo, dei ragazzi che ci hanno aiutato, perché sono un sacco di volontari, sia dalla parte pubblica, è stato veramente tutti insieme per lavorare e raggiungere un obiettivo, con un tempo veramente, veramente contato, In quindi quanto brevissimo, quindi perché tu. lo ricordi? In quanto tempo è stato fatto tutto? Intanto abbiamo fatto anche scorrere delle fotografie, delle Grazie. immagini che mostrano l'hub vaccinale, insomma.
In quanto tempo è stato fatto tutto questo? Guardi, siamo partiti il 3 di marzo e abbiamo aperto. Il 3 di marzo c'era un hub ancora, tra virgolette, non esistente. Il 26, scusi, di aprile abbiamo aperto i battenti, abbiamo aperto con le prime vaccinazioni. Quindi tra ricostruire, rimodernare e adattare, quindi dire, tutto, stiamo parlando di quasi 3.500 metri quadri, per cui Eh sì, ci è infatti, voluto circa. sì, prego, prego, stavo vedendo le immagini, peraltro, del work in progress, diciamo così, quando c'era il Sì, cantiere. Sì. abbiamo voluto dare anche merito a questi ragazzi che sono, quelli che ha visto adesso sono ragazzi universitari, gli scout, la Croce Rossa, insomma, tutti volontari che hanno lavorato con me, con le mie persone, giorno e notte, ininterrottamente, sabato e domenica, devo dire la verità, per fare in modo che questo sito, erano sostanzialmente uffici, quindi attrezzati come uffici, potesse diventare un hub vaccinale. E devo dire che con gran fatica, ma con grande volontà e con grande voglia ce l'abbiamo fatta. Infatti io approfitto anche per ringraziare questi ragazzi, a partire dai miei figli e dagli amici dei miei figli e da tutti quelli che hanno contribuito, perché i giovani hanno voluto fare tanto e l'hanno fatto, devo dire, in maniera totalmente gratuita. Quindi veramente un grandissimo grazie. Questo che vede adesso è un po' il risultato, Esatto, sì. esatto. Beh, quindi non solo sinergia tra pubblico e privato, che mi pare di capire ha dato i suoi frutti, cioè non mi pare di capire, vediamo che ha dato i suoi frutti, ma lei ha manifestato le perplessità originarie, ma non sono solo le sue, no? Chiaramente quando si parla di pubblico e privato c'è sempre l'idea che i due ambiti non possano andare d'accordo, invece insomma mi pare di capire che il risultato sia stato ottenuto, in più anche l'incontro e la sinergia tra diverse generazioni, quindi questo progetto che ha visto in prima fila anche giovanissimi, questo è secondo me meraviglioso, visto che parliamo del futuro e visto che purtroppo in questo ultimo anno l'immagine del futuro non è stata molto nitida, insomma, parliamoci chiaramente, e quindi questo è di buon auspicio. E poi anche, insomma, il volontariato, la solidarietà, come dicevo in apertura, no? Quindi persone che si sono messe a disposizione per contribuire senza assolutamente percepire nulla. E quindi ci tengo a sottolinearlo ancora di più. Le istituzioni quindi hanno risposto bene, insomma, hanno dato il loro appoggio a questa iniziativa, no? Lo diceva poco fa, dottor Bellazzi. Sì, assolutamente sì. Devo dire che dalla parte pubblica, a partire dalla SST, ma dalla Regione Lombardia, fino alla Protezione Civile, tutti gli attori hanno partecipato, coscienti del fatto che non c'era tanto tempo. Questo ci tengo a sottolinearlo perché in realtà il tempo è prezioso e è stato veramente breve, ma tutti. Il Comune di Monza, che vediamo qua con la veste del sindaco, tutti hanno voluto dare il proprio contributo. E devo dire un contributo non solo a parole, fattivo, per cui è stata veramente una scoperta positiva, perché devo dire una scoperta che mi ha fatto rivalutare in maniera molto positiva la città di Monza, la provincia e la Regione Lombardia, perché come dire. Abbiamo dimostrato, non c'era niente da dimostrare, ma abbiamo dimostrato, voluto dimostrare un'altra volta che insieme possiamo fare veramente dei mezzi miracoli e l'abbiamo fatto, a mio parere. Certo, beh, sì, assolutamente. Infatti, le stavo chiedendo quali sono gli obiettivi, ma a questo punto dividiamoli anche sotto due aspetti, cioè gli obiettivi più concreti, cosa vi aspettate adesso, se mi vuole dare anche qualche numero più preciso, dall'apertura Vale, oggi. arrivo adesso. Sì, Arrivo adesso dal centro perché è proprio qui di fianco, insomma, non è proprio il sì. Sì. mio ufficio, è proprio vicino. Io faccio il giro, lo apro e lo chiudo, diciamo così. Scherzando, ma diciamo che noi questa settimana supereremo 60.000 vaccinazioni, che sono veramente Ah, tante. Noi 60.000 oggi, no, vaccinazioni. a fine di questa settimana, le supereremo. Oggi siamo a 48, quasi 49.000 vaccinazioni e andiamo a una velocità di oltre 2.000 al giorno. E veramente con coscienza devo dire che la gente, soprattutto all'inizio, che entrava preoccupata perché non conosceva, no, questo spazio, eccetera,
e quando la vedi uscire felice e contenta perché ha risolto un problema soprattutto e si sente più tranquilla e sollevata, ecco, questa è la maggiore soddisfazione che abbiamo. Questo devo dire è la maggiore soddisfazione. Qualche ringraziamento l'ho avuto, non solo io ma anche i ragazzi, telefonate insomma di ringraziamento perché si sono trovati bene, ecco. Certo, niente è perfetto, però diciamo che ce la mettiamo tutta. Certo, anche perché insomma, definire cos'è perfetto in questo contesto è anche abbastanza difficile, cioè, insomma, diciamo che sono tutte mosse, come ho detto in apertura, e esempi per aiutare il territorio, poi da soli non si va da nessuna parte, ma l'abbiamo già ribadito il concetto della sinergia e di fare le cose per la collettività e con la collettività, no? Quindi questo doppio aspetto. Dicevo, gli obiettivi più, ecco, mi verrebbe da dire più astratti, cioè sono forse questi, dare dimostrazione che insieme si può anche ridefinire il territorio sulla base delle nuove esigenze, perché poi no, tutto è cambiato, anche questo l'ho detto poco fa, quindi questo è un obiettivo più astratto. Prima lei mi ha dato giustamente i numeri delle vaccinazioni che sono importantissimi, anzi poi avremo modo magari in modo più mirato di tornarci e di vedere quante ne verranno effettuate ancora, ma insomma in senso più emotivo è questa l'importanza del lab vaccinale. Sì, e l'hub è un inizio, l'hub vaccinale, hub è una parola che io non amo particolarmente, però devo dire che... Come vogliamo chiamarlo? Troviamone un'altra di parola. Ma io lo chiamo centro. Va bene, certo. Un centro, perché l'hub, questo continua a usare termini inglesi, va bene, però... Sì, e poi l'hub sa più di una cosa industriale, no? Invece il centro è più un luogo di aggregazione, mettiamola così. E le dico anche, la sorpresa è stata proprio questa, soprattutto all'inizio quando le persone anziane, perché i primi che si sono venuti a vaccinare erano le persone anziane e le persone fragili. Se le dico che la sorpresa è stata che nel momento in cui, terminata la fase di vaccinazione, c'è, come lei ben sa, un momento di 15 minuti in cui le persone si devono rilassare, sedute, tranquille, aspettare che tutto vada bene, insomma, che non presentino sintomi e quant'altro. Ma lei immagina che si sono ritrovati come se fossero, diciamo, un circo, ecco, vecchi compagni di scuola, piuttosto che amici che non si vedevano, perché bene o male si sono ritrovati in questa zona, no? Per cui vicini, sì, distanziati ma vicini. Quindi è nata, devo dire, una specie di circolo, ecco, diciamo così, che ha fatto magari anche rivedere e rincontrare delle persone che magari non si vedevano da anni. E devo dire che è stato molto divertente questa cosa, molto divertente, e devo dire ha dato anche un senso in più a quello che poteva essere magari una cosa più asettica, che dire, ospedaliera, che era solo semplice farsi un vaccino, ecco, devo dire. Questo è stato veramente interessante e simpatico, come anche devo dire, e continua ancora oggi in realtà. Oggi se va a vedere ci sono le persone che si rivedono, e perché magari sono vicini di casa che non si parlano da anni, si parlano lì, ecco, nel centro vaccinale, ecco. Certo. Per cui è molto divertente, molto divertente. Esatto, altro che i social che rimettono in comunicazione le persone. avete ottenuto anche un effetto più sociale, no? Peraltro non è assolutamente staccato dal discorso. Peraltro altra finalità, per così dire, di questa trasformazione dell'area è diciamo che è anche strategico da un punto di vista urbanistico. Lo abbiamo detto prima, no? Era un'area completamente dismessa e che adesso invece, cioè, ha avuto una degna, come dire, collocazione. Faccio tesoro e prendo un po' le sue ultime parole, che parlava di flessibilità, no? Uh-huh. Oggi non si può lavorare coi tempi di una volta, assolutamente. Bisogna essere flessibili, moderni, e bisogna gestire quello che è il momento, cercando di con un occhio nel futuro. Ecco, l'hub o il centro che oggi è vaccinale, noi lo pensiamo, almeno cerchiamo di vederlo come una crescita, un centro di raccolta soprattutto per i giovani, quindi magari cominciando ad avere, già li abbiamo, contatti con le varie fondazioni, ma dal Politecnico di Milano a quant'altro, in modo da ricostruire un tessuto industriale soprattutto di giovani che hanno sempre bisogno di spazi, spazi che non costino troppo, ma che offrano sicuramente delle sinergie e
delle capacità di crescita che magari altrove non trovano. Questo certo. Per quanto riguarda probabilmente la vaccinale o il centro vaccinale nella sua trasformazione. All'interno di questo in realtà ci sarà una rivoluzione. Io l'ho sempre immaginata così, una rivoluzione che oggi deve far conto di quello che è stato l'anno scorso e di quello che sarà nei prossimi anni. Quindi più spazi, decisamente, anche di lavoro, maggiore possibilità non solo di lavorare, come dire, io se anche qui lavorare in sicurezza, certamente, ma lavorare bene. Quindi lei prova a immaginare che noi lavoreremo all'interno di un parco ovviamente sì. Attrezzato, all'interno del quale le persone potranno lavorare, fare di tutto, di più, anche smart working, piuttosto che lavorare per l'azienda. Lei certo. Sa che all'interno del sito già lavorano diverse aziende, multinazionali e non, che hanno accettato di buon grado questa nuova filosofia di lavoro già da tempo e la vogliono sviluppare insieme a noi. Quindi certo. Lei immagina un parco, però un parco industriale, ma parco verde, con tecnologie nuove, materiali nuovi e concentrato principalmente sui giovani, ma non solo sui giovani, quindi ci tengo a dirlo, le richieste sono tante. Quindi, mm-hmm. La trasformazione è naturale in questo senso. Ok. Senta, che questo cosa sia... dovrebbe essere un pochino, sì. Dica. In generale, guardi, domanda da $1 miliardi, ma cosa si augura per la sua Brianza? Insomma, che, come tutti i territori, è stata colpita, insomma, da questa pandemia. Peraltro c'è stato anche un periodo, ma è successo un po' a tutti, ripeto, poi oggi voi siete un esempio, cioè la Brianza è un esempio, ma insomma c'è stato un momento particolarmente difficile perché questo virus ha colpito le varie zone. Cosa si augura adesso per l'immediato futuro? Ma sicuramente di cercare di ritornare, come ritorneremo, a una vita normale. Certamente non sarà quella non sarà quella di prima, sarà migliore sotto certi aspetti. E mi auguro anche che non si parli solo di pandemia a tavola nella propria famiglia, che i telegiornali magari parlassero di qualcos'altro, insomma, anche di più divertente, e quindi che non sia monotematica la nostra vita, ma sia una vita sempre piena di colori che in questi ultimi mesi un po' ci hanno fatto odiare, perché io sono un amante dei colori e devo dire che negli ultimi mesi i colori arancioni, rossi, gialli, insomma, me li hanno fatti un po' odiare, no? Allora magari io ritorno a quello che è una vita normale, ma sicuramente più sicura, quello sicuro, e con un recupero che è la parte più difficile, soprattutto sui giovani che hanno dovuto soffrire molto. Io parlo dei giovani che vanno a scuola, ma dai più piccoli ai più grandi, hanno dovuto subire, avendo io 3 figli, quindi l'ho vissuta in prima persona, hanno dovuto soffrire questo distanziamento obbligato e questa mancata possibilità di socialità che molto cercano e che è formativa, soprattutto nei ragazzi più giovani. Certo. Quindi sarà un anno duro di recupero, quindi io mi auguro questi due aspetti, un ritorno alla vita normale, quindi cercare di non parlare più di Covid, anche se ne parleremo ancora, e soprattutto la possibilità per i ragazzi di vivere la loro vita come si meritano. Beh, guardi, sì, fortunatamente si comincia a riparare anche di altre questioni importanti. Guardi, lei ne ha citata una prima, parlando di lavoro, della sicurezza, no? Abbiamo assistito in questi giorni a fatti di cronaca che ci hanno, come dire, riacceso la luce anche su quella parte della vita che forse avevamo proprio accantonato anche mentalmente, proprio perché immersi nell'emergenza Covid. Però bisogna, ecco, diciamo che ci auguriamo forse che da questo momento in avanti non che non si parli più di Covid, perché se ne parlerà ancora, come ha detto anche lei, ma che si comincia a parlare di un tutt'uno insieme, cioè mettere più elementi, soprattutto quelli positivi, perché di questo si sta parlando, nello stesso scatolone, poi magari archiviando piano piano le cose che passeranno e che potremo finalmente lasciarci alle spalle, ecco, mettiamola così. E un'altra cosa positiva, appunto, che io sottolineo nuovamente, è questa sinergia tra pubblico e privato, perché soprattutto per questa fase della ripartenza, sarà d'accordo con me, serve la presenza costante delle istituzioni, perché abbiamo dimostrato che da un punto di vista imprenditoriale, ma in generale per come siamo fatti noi italiani, le idee non mancano, e anche il metterle in pratica, ovviamente aiutati da tanti altri, come dire, attori, però le istituzioni non possono mancare, devono essere presenti. Insomma, speriamo che anche da questo punto di vista questo anno ci abbia insegnato a fare un passo in avanti. Vabbè. No? Esatto, da soli non ce la facciamo,
fare queste tipologie di operazioni di sviluppo è praticamente impossibile fare da solo. Le istituzioni devono, come stanno facendo in gran parte, seguirci e magari anche indirizzarci in qualche maniera, però sicuramente devono mettersi sul campo anche loro in maniera propositiva e come hanno fatto, questo è un esempio. Se riuscissimo a replicare questo esempio di successo anche nello sviluppo, ma non solo di queste aree, ma di altre aree dismesse non della città di Monza, modernizzandole e facendole in modo che Monza diventi sempre più bella, ecco, questo per me sarebbe un successo. Io credo che il Comune di Monza sia uno degli attori principali che non vuole altro che il bene della città. Io conosco perfettamente, molto bene, alcuni di queste persone sono le prime che vogliono che Monza diventi una città più vivibile, più moderna, più verde in un certo senso, più giovane. Ecco, queste sono tre cose che però a volte si sono scontrate nel passato con una burocrazia lenta e farraginosa e che spero che oggi, che oggi in realtà abbiamo ricevuto questa spinta positiva che ci permette di lavorare con più serenità e più velocemente. Ma Ecco, guardi, lei ha questo è quello citato che la mi auguro. burocrazia e ha insomma, indirettamente detto come gli interventi poi debbano partire dall'alto, quindi dalle istituzioni intese come governo, che deve procedere con tutte le riforme che abbiamo lasciato latenti, insomma, nel tempo, a partire da quella della burocrazia, perché da lì poi si sbloccherebbero tutta una serie di procedimenti che poi arriverebbero ad agire velocemente in caso di emergenza. Poi voi l'avete fatto lo stesso con questo progetto, però diciamo che a volte proprio manca la capacità di reagire con velocità, non perché non lo vogliamo, ma perché non possiamo, siamo bloccati da appunto i meccanismi burocratici. Quindi questo deve essere il processo virtuoso e quindi salutiamoci così, insomma, con questo buon auspicio, poi avremo modo sicuramente, spero, di risentirci e verrò magari a visitare Va l'hub, bene. anzi il centro vaccinale, visto che le piace di più. Grazie a Gianmaria Bellazzi, naturalmente complimenti a lei, alla sua famiglia, insomma, che ha contribuito a questo progetto per la collettività e grazie per essere stato con noi. Grazie, Grazie ancora per l'invito. Buona giornata a tutti. buona giornata, buona giornata.